Tutto contemporaneamente, tutto un caso fortunatissimo. Ecco. Eh sì, ho questo racconto di Kafka che già conoscevo, improvvisamente mi è capitato di nuovo di rileggerlo, ho deciso di portarlo in scena, però ho sentito che non lo avrei sicuramente collocato in teatro, non ne avrei fatto una programmazione teatrale e ho chiesto all'Università Federico II di Napoli di ospitarmi con la collaborazione artistica amichevole di Carlo Cercello, che ha fatto una supervisione dello spettacolo. E abbiamo fatto un'unica replica, abbiamo debuttato nel mese di febbraio. E a quella replica ha assistito la splendida, straordinaria Antonietta. È stata una replica particolarmente commovente. E, dico perché? Perché le sevizie a cui è sottoposta questa scimmia evidentemente hanno toccato il cuore degli spettatori e quindi la soluzione poi finale. Di salvarsi, di trovare questa via d'uscita che è quella di imitare gli uomini e quindi essere accettato nel consesso sociale, è liberatoria e quindi ha prodotto questa commozione nel pubblico, non solo nel pubblico, ma anche in me stessa che ho recitato il pezzo. È stato un momento di pianto collettivo quel giorno. Però Antonietta aveva già un suo progetto sugli animali, l'uomo e la bestia. Quindi ha visto lo spettacolo e adesso facciamo raccontare a lei il seguito. E quindi ho visto lo spettacolo e mi sono emozionata. E io quando mi emoziono è come se facessi benzina, non so come dire, il serbatoio era pieno, sono ritornata nella piccola e valorosa Mare Chiaro Film. Ho detto, ma dobbiamo fare qualcosa perché non può finire, cioè il teatro è una cosa che finisce, il cinema finisce, cioè ha bisogno di essere sempre rappresentato, invece il cinema è uno sforzo immane, ma quando lo fai, insomma, può rimanere anche per 300 anni, 400 anni. Partendo da questa cosa che volevo riportare l'emozione, ho iniziato a capire e a riflettere perché c'era stata questa emozione, e l'emozione era data fondamentalmente dalla ricerca disperata del signor Rotpeter di cercare una via d'uscita. E ho capito che anche io nella mia vita stavo cercando disperatamente una via d'uscita dallo sgabuzzino, dalla cassa, insomma, dove sentivo che mi ero messa o ero stata messa. E come al solito ho pensato, ma non sono solo io che mi sento così, questa è Esatto. una condizione umana. Quindi Siamo Rotpeter. molto tutti Rotpeter, no? Questo Esatto. continuo doversi adattare alla società a quello che ci impone, doverci incasellare, è un dramma Esatto, infatti del le nostro tempo. riflessioni che poi fa Rotpeter non sono assolutamente di felicità. Perché dopo anche questo successo, aver trovato questa via d'uscita, comunque è stato privato del suo ambiente, è stato privato della sua vera natura. Quindi comunque non è semplice per nessuno di noi poi trovare la strada che ci appartiene davvero. Questo è sicuramente anche questa tristezza di una via d'uscita che non dà la libertà, che non dà la felicità. E quindi riportarlo reinventare Rotpeter nel rispetto sicuramente del testo e anche dell'interpretazione, ma dargli una certa solarità dovuta a questa napoletanizzazione del personaggio. E è stato questo veramente triplo salto mortale che ho fatto grazie a tutti quanti noi, anche a Marcello Garofalo che l'ha scritto insieme a me. E alla fine è un Rotpeter che non solo siamo tutti noi, e questo mi sembra interessante, che il diverso È così. siamo noi, non può essere qualcosa di diverso da noi. E questa riflessione per me l'ho fatta insieme al film, insieme al personaggio, ma soprattutto ho fatto un'ulteriore riflessione che riguarda la battuta finale. Cioè Rotpeter è una persona che si è battuta veramente ai fini del
una situazione estrema, come dice Marina, per cercare per se stesso. Ora non vi dico, invece, il Rothpeter che ci lascia con un'evoluzione in più e con una speranza in più. Una speranza drammatica, impossibile, questo non ve lo dico. Un'ultima domanda per salutarci. In questo momento in cui sembra che i registi italiani abbiano deciso di superare qualche limite, di ritornare al cinema di genere e provare a scavalcarlo, tu che già l'avevi fatto, cosa conservi del tuo passato, anche quello più classico, e cosa vuoi portare nel futuro? Innanzitutto io definisco Rothpeter un videoritratto fantasy, insieme quindi al Signore degli Anelli e altre cose. Molto intimo, un fantasy intimissimo, piccolissimo, cioè, però assolutamente un fantasy. Credo che il cinema ha questa grande capacità di immaginare, e l'immaginazione è una via d'uscita. Ce l'ha detto Kafka. Ma questo piccolo lavoro, questo piccolo ritratto fatto insieme ce lo ribadisce. Io vi ringrazio, grazie Antonietta De Lillo, Marina Confalone, il signor Rothpeter, fuori concorso qui a Venezia 74. Questo è Fred da Festival Insider.